Buongiorno, buona Epifania a tutti, quelli che festeggiano oggi, ovviamente. Tra questi ci sono anch'io, anche se sono ortodossa. Apro una piccola parentesi perché sento anche in TV le notizie dire che gli ortodossi oggi festeggiano il Natale. Non tutti gli ortodossi oggi festeggiano il Natale. Festeggiano il Natale oggi gli ortodossi di rito vecchio, perlomeno a casa mia si dice così, ovvero i popoli slavi in genere sono di religione ortodossa e seguono il calendario di rito vecchio. Io oggi festeggio l'Epifania come tutti, come anche i cattolici. Mi devo ricordare, pensavo adesso, di chiamare la mia amica, che è un'ortodossa di rito vecchio e che festeggia il Natale oggi. Mi devo ricordare di chiamarla alla mia cara Danna per fargli gli auguri per il suo Natale. Ecco qua, chiusa questa piccola parentesi con la confusione che si fa secondo me, vabbè, su questa questione del Natale ortodosso, vado sulla mia chiacchierata di giornata. Vado sul mio cappellino, sul mio berrettino giapponese, che dopo tanta fatica, dopo tante prove, dopo tante lavorazioni, cioè più che lavorazioni, campioncini, per quello che riguarda la chiusura. Se vi ricordate, negli altri video avevo parlato, no, che mi trovavo in difficoltà, che non sapevo come fare per chiudere. Quindi ho accolto a braccia aperte tutti i vostri suggerimenti. E non ho fatto altro che provare, campionare. Ho campionato, ho campionato, ho campionato. Alla fine ho capito che per questa lavorazione che io ho fatto qua e per questa tipologia di filato, la migliore sarebbe la chiusura ad ago. Chiusura ad ago che ho imparato a fare. Adesso vi faccio vedere. Così poi vi metto il link in descrizione. Ho imparato a fare a guardare lei, cioè guardando lei, guardando il suo canale che si chiama Stylish Knitting, che oltre a spiegarci egregiamente come si fa questa chiusura d'ago, spiega anche altre lavorazioni molto interessanti, le lavorazioni top down. Comunque, se siete curiosi, potete tranquillamente andare a vedere. Poi vi metterò, come dicevo, il link in descrizione. Dicevo, ho guardato bene bene perché spiega molto bene come fare e ci sono riuscita, insomma, a eseguirla sia nei campioncini che ho fatto prima, sia praticamente già in metà della circonferenza del berrettino, e penso che sia una ottima chiusura per questa lavorazione che io ho fatto qui. E vi posso anche dire che rifacendo il bordino con questi nuovi ferri che avevo ordinato da poco, quindi con il trio. Allora, dove c'è la scatolina? Te non mi ricordo mai come si chiamano. Luna ti sei messa a dormire, una delle gatte che ho si è messa a dormire sulla scatolina. Quindi con questi Addi Crazy Trio Novel Long, quindi con questa lunghezza di 30 centimetri, adesso
Vi posso dire che per la circonferenza di un berretto, di un cappello da adulto, sono fantastici. Cioè, questo set è fantastico, questa lunghezza è perfetta per la realizzazione di un berretto, di un cappellino. Anche questo agono che fa parte di quegli aghi nuovi che avevo ordinato. Funziona, dice, si può utilizzare abbastanza bene, anche se, allora, io sono una abbastanza robusta, no? C'ho le mani abbastanza di dimensioni abbastanza importanti, e usandolo oramai, come dicevo prima, per chiudere metà della circonferenza, già metà della circonferenza, me ne rendo conto che mi piacerebbe avessi un ago da lana lungo quanto un ferro, così vedete com'è lungo il ferro? Ecco, mi piacerebbe un ago lungo così per la praticità, e vi dico perché, perché me ne rendo conto, no? Con la mano grossa, come vi dicevo io. Vedete, tenendolo in mano per cucire, finisco sempre a stringerlo proprio qui dove c'è il filoncino di plastica per infilare, no? Dove c'è questo filo per infilare la lana. E secondo me a lungo andare questo si romperà perché esercito sempre pressione qui. Ecco, quindi quello dicevo, se io potessi realizzarli. Gli aghi da lana li farei lunghi, non così. Secondo me sarebbero molto più pratici e più resistenti. Allora, è perché ho pensato di fare sto piccolo video, non perché nel canale lì non è spiegato benissimo, cioè il mio intento non è di spiegarvi di nuovo come si fa la chiusura lago. Perché se volete la potete andare a vedere su quel canale. Il mio intento è solo di farvi vedere come faccio io per capire meglio dove devo infilare l'ago, perché non è una tecnica proprio, diciamo, facile facile, è semplice semplice, vedete? Questa è la chiusura che ho già eseguito, questo è il rovescio e questo è il diritto del lavoro. C'è praticamente questa chiusura lago, imita per così dire l'inizio della lavorazione a macchina. Se voi conoscete, no? Oppure se andate a guardare, prendete un manufatto fatto, cioè eseguito con la macchina da maglieria, vedrete che l'inizio è così, praticamente l'inizio tubolare, diciamo. No? Si inizia nella macchina, si usa un pettine, un filo di ferro, vabbè, non vado nei dettagli perché chi non ha mai visto come si lavora a macchina può solo andare in confusione. Comunque, per farla breve, assomiglia questa chiusura lago all'inizio della lavorazione a macchina. Quindi, diciamo, quando io avrò finito questo cappellino, un non addetto ai lavori, guardandolo, potrebbe asserire che questo cappellino non è realizzato a mano, ma che è realizzata a macchina per via di questo bordo fatto così. E come vedete, è molto meglio rispetto alla prima realizzazione che avevo fatto. La slabratura è completamente scomparsa e ha finalmente le sembianze di un vero bordo, di un vero cappellino, di un vero berretto.
l'unica, cioè, e penso anche che per chi ha le prime armi, che sta imparando a fare il lavoro a maglia, penso che ha comunque bisogno di capire benissimo com'è la costruzione di una maglia. Quindi i video che io ho fatto sul disegnare, giocare con le matite e con la matite, no, e quaderno e carta a quadretti, può tornare utile, no? L'imparare a disegnare le maglie, per conoscere bene la costruzione di una maglia, l'aspetto di una maglia, aiuterà anche per questo caso, perché se noi non conosciamo bene come è fatta una maglia, quali sono i fianchi di una maglia, come si presenta una riga di lavorazione a maglia, non riusciremo a fare minimamente un lavoro del genere. Cioè, io vi dico la sincera verità, non sono un'esperta di maglia, però un pochettino la conosco, e nonostante il fatto che io conosco un pochettino la maglia, nonostante la mia esperienza, vi dirò che ho fatto abbastanza fatica a prendere il via a fare questa chiusura ad ago. Allora, che dirvi? Vi dico anche, guardi, adesso faccio fatica a parlare con voi, a fare il video e a continuare a lavorare, anche perché oggi è una delle giornate non positive per me, perché ho addosso una stanchezza estrema. In più, da ieri ho di nuovo un picco di pressione da paura. Quindi sono piuttosto, diciamo, con la mente confusa, con la testa confusa. Però adesso con la calma proverò a comunque farvi vedere questo piccolo dettaglio. Allora, rispetto al canale, cosa ho fatto io? Vedete questo marcapunto qua? Appena mi sono accorta che facevo fatica a capire quale fosse la maglia, il fianco della maglia a rovescio che dovevo andare a prendere con l'ago per la chiusura, ho pensato che mi avrebbe aiutato, mi avrebbe facilitato il lavoro l'inserimento di un marcapunto. Ecco. Questo che vedete qua, quindi io adesso devo chiudere le maglie a rovescio. Mi sto aiutando con questo marcapunto. Quindi il fianco lo ritrovo facilissimo, in modo facile, con l'aiuto di questo marcapunto. Ripeto, non vi sto io a spiegare come devono prendere le maglie perché lo vedete lì nel canale, però prendo quindi il fianco, oddio. Aspettate, il fianco dove avevo inserito il marcapunto, vado da sinistra, quindi sto chiudendo le maglie rovesce, vado da sinistra a destra per prendere la maglia rovescio, e nel fianco che dovrò prendere successivamente con l'ago, ok, vado ad inserire il marcapunto perché così lo trovo più facilmente, altrimenti almeno su questo filato, perché nel video, no, la ragazza che spiega lì usa un filato più spesso e più definito e si vedono meglio i fianchi delle maglie, le pareti come le chiama lei. Io con questo filato invece ho fatto molta fatica, quindi allora ho detto meglio che inserisco un marcapunto. Ecco, quindi sono andata a inserire il marcapunto nel fianco che mi rimane da riprendere dopo ad ago. Ok, tiro il filo, faccio scivolare le maglie, non tiro ancora troppo qua perché sennò mi si nasconde
il fianco della maglia diritto che devo ancora prendere, che è questo qua. Quindi prendo questo per chiudere le maglie a diritto, prendo anche la maglia diritta successiva da destra a sinistra, ok? Infilo il filo, tiro, 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 tiro. E adesso tiro un po' di più, che così mi tira anche le maglie che non avevo tirato prima. Ok, e si fa cadere la maglia diritta dopo che io ho tirato il filo. Adesso, avendo questo marcapunto, per me rimane molto facile a vedere il fianco. Vi garantisco che se avete un filo morbido come questo, non aiutandovi, è piuttosto difficile ad individuarlo questo fianco, perché bisogna andare sul rovescio del lavoro come fa vedere lei nel video, andare a individuare il fianco sinistro della maglia rovescia che sul rovescio si presenta diritto. Quindi vedete io qua il fianco destro l'ho già preso, adesso prendo il sinistro che viene evidenziato dal mio marcapunto. Infilo l'ago e rivado nella successiva maglia sinistra, sinistra, sì, buonanotte, a rovescio, scusate. Infilo l'ago da sinistra a destra. Prima di farla cadere, mi vado ad assegnare di nuovo il fianco rimanente che dovrò prendere successivamente con l'ago. Abbiate pazienza, ma è piuttosto difficile guardare sia dal telefono che sia l'inquadratura giusta, sia riuscire per me a vedere bene le maglie per poter fare questo lavoro. Quindi infilo l'ago da sinistra a destra, tiro il filo e faccio cadere. Ecco, adesso devo chiudere le maglie a diritto, quindi devo prendere il fianco della maglia diritta che ho chiuso per metà, quindi vedete che se si tira il filo forte si fa fatica a vedere qual è, però la vado a individuare. E questa qua la maglia che ho appena chiuso metà e prendo qua, vado a prendere il fianco. È più difficile di quanto pensavo, riuscire a farvelo vedere anche a voi in video. Perché è un lavoro piuttosto delicato questo, cioè bisogna prestare molta attenzione e prendere bene le maglie e non sbagliare. Ecco qua, prendo metà della maglia già fatta e vado da destra a sinistra nella prossima maglia a diritto. Tiro il filo. Ok, non faccio cadere perché devo ancora fare le maglie al rovescio. Ecco qua, avendola già pronta la costa sul marcapunto, non mi devo immattire per niente, non faccio altro che infilare l'ago nel fianco sinistro, tolgo il marcapunto e vado a prendere la maglia rovescia da sinistra verso destra e mi vado a preservare di nuovo il fianco che dovrò riprendere con l'ago successivamente. Tiro. Tiro.
tiro il filo, faccio cadere tutte e due le maglie. Adesso devo chiudere le maglie di rito, quindi infilo l'ago nella costa, nel fianco sinistro della maglia di rita infilata a metà con l'ago, e infilo nella prossima maglia di rita da destra a sinistra, tiro, faccio cadere la maglia e continuo a tirare il filo. Ecco qua, piano piano tiro il filo e di nuovo devo fare le maglie rovesce, me la ritrovo la fiancata già pronta, la parete sinistra, il fianco sinistro della maglia rovescia, tolgo il marcapunto e riprendo la prossima maglia rovescia da sinistra a destra, prima di far cadere dal ferro per non perdere già il riferimento, infilo di nuovo il marcapunto. Ecco qua, adesso posso tranquillamente far cadere dal ferro e tirare. Continuo a tirare il filo, non troppo forte perché sennò mi chiude la mezza maglia a diritto che ho sul davanti. Ecco qua. Questi sono i fianchi della maglia precedente. Ah, che fatica. Comunque, questa è l'ultima che vi ho fatto vedere. Penso che abbiate capito insomma, il piccolo aiuto che vi può dare. Ecco, vedete quanto è difficile prenderla sul diritto, che si vede, ce l'abbiamo davanti, figuriamoci quella rovescia. Quindi vedete, io qui ho già infilato l'ago una volta, adesso devo prendere la costa sinistra della maglia, cioè il fianco, la parete sinistra, per chiudere le maglie a diritto, e vado nella prossima maglia a diritto da destra a sinistra. Ecco, e mi fermo qua perché è difficile farlo. Filmarlo allo stesso tempo, fare il video. Ecco qua, e si tira il filo. Ecco, penso che st'idea mia che mi è venuta di usare il marcapunto nella maglia a rovescio possa veramente facilitare questa lavorazione. E spero che vi sia utile anche a voi, se mai vorrete provare a fare questa chiusura ad ago. Io la trovo, cioè, nonostante diciamo un po' la fatica che si fa per farla, la trovo molto molto carina e molto pratica, insomma, molto, cioè, penso che dia veramente un bel aspetto al bordo, e diciamo è anche ingannevole, cioè rende il lavoro bello, perfetto, c'ha una certa elasticità, non fa tirare il bordo, perché non, se gestioniamo bene la tensione del filo, no? Quando infiliamo l'ago e tiriamo, se la gestioniamo nel modo giusto la tensione, vedete che ci dà una buona elasticità del bordo e non si sente la tensione quando io vado a provare l'elasticità del bordo, e ritorna. Una volta, no, rilasciato, ritorna alla sua forma, non rimane slabbrato il bordo.
Ecco, io sono più che soddisfatta, mi sono un po', insomma, immattita a imparare a farla e a riuscire a farla, però con la volontà, con un po' di buona volontà è fattibile. Ecco, non vedo l'ora di finirlo, mi mancano poche maglie. Per finire la chiusura del bordo, la finirò così ho finalmente finito questo berretto e posso dopo continuare con la lavorazione della mia maglia top down. Eccoci, questa era la mia chiacchiera di oggi. Spero vi sia utile. Vi mando un abbraccio e vi auguro un buon proseguimento di giornata festosa, festiva, festosa, anche perché con questa giornata si chiudono i giorni di festa e i giorni di riposo per chi si è fermato da prima di Natale, insomma, fino a lunedì che arriverà. Ciao a tutti! A presto!